fatto gol subito. Dodicesimo primo tempo, abbiamo già preso il gol. Gol del Betis, forse ha segnato ancora Lo Celso. Non lo so, vediamo. Ancora Lo Celso. Ragazzi, non siamo entrati neanche male, a dire la verità, però, cioè, vediamo. Borini. Ragazzi, cioè, è ovvio che se ti presenti in una partita di Europa League con Borini, cioè, ci vuole la venuta dello Spirito Santo, ragazzi, per pareggiarla. Non per vincerla, perché non la vinciamo. Ma per pareggiarla ci vuole lo Spirito Santo che arrivi e ci dia una mano ancora un'altra volta, ragazzi. Una pena. Mamma mia, che schifo. Spirito Santo, scendi a darci una botta di culo una volta ogni tanto. 61esimo e 09. Dai Milan, 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 Susino. Gol! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo! Lo sapevo, ragazzi, ho acceso apposta la telecamera. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. 62esimo, 61 e 38. Andiamo sull'1-1. Susino su punizione. Bene, 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 bene. Avanti così, Milan, avanti così. Ci voleva la discesa dello Spirito Santo. Non so se ha segnato Susino o daranno il gol a Bakayoko Kosso. Non so se l'ha toccata. Comunque, non ce ne frega niente. 1-1, avanti così, Milan, dai. Finita, ragazzi. Allora, come facciamo un punto come appena detto Suma, facciamo un punto veramente pesantissimo per come la partita si era messa. Nel primo tempo un Milan scandaloso. Ragazzi, primo tempo un Milan scandaloso. Grazie a Dio nel secondo tempo l'abbiamo recuperata. La sintesi di questa partita si può dire in sofferenza e Cerotti. Arriviamo a fine partita con un infortunio bruttissimo di Musacchio. Sicuramente domenica non ci sarà. Ho paura che anche Çalhanoğlu domenica non ci sarà. Speriamo che Kessié non si è fatto niente, perché se no diventa veramente, veramente dura metterne in campo 11 domenica. Ragazzi, purtroppo la nostra situazione è questa. Le riserve che abbiamo non sono assolutamente all'altezza degli 11 titolari, e già gli 11 titolari non è che sono dei giocatori di primissimo livello. Quindi paghiamo molto, molto i ricambi che non abbiamo. Spero che la società si metta a lavorare su questa cosa, mandando via praticamente tutto l'umido, come vi ho detto già tante volte, e facendo arrivare dei giocatori degni. Stanno facendo vedere adesso la curva onore ai ragazzi che sono andati fino lì per vedersi la partita. Ragazzi, per quanto riguarda noi, avanti così. Questo pareggio qua era il risultato massimo, secondo me, che si poteva ottenere. È stato un pareggio, bel pareggio proprio, proprio di cuore. Quindi, bene così, avanti. Domenica c'è la partita con la Juve. Non ci voglio pensare fino a domenica sera alle 8:30. Poi dopo ci penseremo. Vabbè, ragazzi, avanti così. Per adesso la Champions League, anzi, Champions League, l'Europa League, magari la Champions. L'Europa League per adesso va bene così. Peccato aver perso l'andata con questi scappati qua di casa del Betis. Se l'avessimo pareggiata l'andata sarebbe stato diverso. Comunque, vabbè, ragazzi, avanti così. Speriamo di fare una bella partita domenica. Per il resto lo sapete. Pollice su questo video, iscrizione al canale, vada via il Q l'Inter e ci vediamo magari farò un video sabato di pre-partita per Milan Juve. Ciao a tutti, forza Milan e niente, vada via il Q l'Inter. Ciao!